Ave Legionari. Questo è uno dei video che facciamo per correggere le balle dette dai politici sulla storia romana. E quindi lo facciamo molto volentieri, perché ci sono veramente dei racconti parziali, a volte delle cose totalmente inventate, per utilizzare la storia romana per finalità politiche. Quando questo avviene, noi interveniamo sempre, invece, per rispondere sotto l'aspetto storico e spiegarvi, diciamo, l'andamento della storia in maniera completa e in maniera super partes. E quindi questa volta dobbiamo parlare di Giulio Cesare e del suo presunto rapporto omosessuale con il re di Bitinia, Nicomede IV. Negli ultimi tempi, alcuni politici di destra, di centrodestra, hanno preso Giulio Cesare come un esempio di virilità, di uomo eterosessuale, di forza maschile, e effettivamente non hanno detto una parte della vita di Giulio Cesare. Dall'altra parte, cosa è successo? I politici di sinistra, e purtroppo anche degli storici che fanno finta di fare gli storici e invece fanno i politici, hanno dato una risposta e hanno detto: cari politici di destra, vi siete dimenticati di citare il rapporto omosessuale che Giulio Cesare ha avuto con Nicomede. Però anche loro non hanno raccontato tutta quanta la storia. E quindi l'ascoltatore, sentendo la destra e sentendo la sinistra, non riesce ad avere una immagine completa di questo periodo della vita di Cesare. Allora ve la spieghiamo noi. Cosa c'è di vero? Cosa è giusto? Cosa è sbagliato? Allora, innanzitutto dobbiamo dire che le fonti principali su questo periodo e su questo episodio di Giulio Cesare sono Svetonio, Plutarco e Cicerone. Sono queste tre fonti antiche che ci narrano di Cesare e Nicomede e quindi le utilizziamo e cerchiamo di organizzare il discorso. Ci troviamo nelle primi anni di vita di Giulio Cesare. È un adolescente, un giovane uomo, si è appena affacciato alla vita politica e nell'ambito delle guerre mitridatiche, cioè le guerre tra Roma e il Regno del Ponto, c'è un episodio militare. I romani stanno assediando il porto di Mitilene, che vediamo qui nella cartina. Romani stanno assediando questo porto, fanno fatica a conquistare il porto di Mitilene e hanno bisogno di un supporto navale. E allora entra in gioco Nicomede IV, che è il re del regno di Bitinia, e anche qui lo vediamo nella cartina. Nicomede IV era un alleato dei romani e c'era un accordo tra Nicomede e Roma. Cioè Nicomede, in caso di bisogno militare, avrebbe dovuto mandare una flotta per supportare le operazioni dei legionari. Però passano i giorni, Nicomede non invia alcuna flotta e quindi i romani si trovano in difficoltà. Allora, l'allora propretore di Asia, che si chiamava Minucio Termo, ha alle sue dipendenze un giovanissimo Giulio Cesare nel ruolo di ambasciatore. E allora Minucio Termo dà l'incarico a Giulio Cesare di andare presso la corte del re di Bitinia per ottenere l'invio delle navi che tanto servono ai romani. E allora Cesare ci va. Quindi si imbarca, raggiunge la corte, si presenta come ambasciatore di Roma per pretendere l'invio della flotta come volevano gli accordi tra Nicomede e i romani e sembra dalle fonti antiche che Nicomede, che aveva 50-51 anni, quindi era un uomo maturo, fosse stato quasi folgorato da Cesare, dalla sua capacità, dal carisma, dal carattere, c'era rimasto un po' ipnotizzato da Cesare. E allora Nicomede consegna immediatamente le navi a Cesare, ottempera subito agli accordi con i romani e Cesare in pochissimi giorni raggiunge l'obiettivo di ottenere la flotta alleata. Allora, attenzione, la storia va avanti. Cosa succede? Cesare con la flotta si porta verso la zona di Mitilene, consegna la flotta a Minucio Termo, però non si limita a fare questo, ma con la scusa, con il pretesto di dover riscuotere un credito nei confronti di Nicomede, chiede a Minucio Termo di ritornare da lui. Minucio Termo crede alla storia di Cesare e gli dà il permesso. E allora passano alcune settimane, non si sa esattamente quanto tempo, ma probabilmente alcune settimane, in cui Nicomede e Cesare sono insieme al trono, sul regno di Bitinia. Ed è qui che in realtà si scatenano delle dicerie, dei pettegolezzi. Non si tratta di fonti
assolute, sicure e ufficiali. Sono dei pettegolezzi per cui Cesare e il re di Bitinia avrebbero avuto un rapporto omosessuale, si sarebbero amati, sarebbero diventati focosi amanti per qualche tempo. Però adesso arriva la parte che la sinistra non vi ha raccontato. Queste sono delle dicerie, ma in realtà Cesare è stato preso in giro per tutta la vita per questo rapporto che ha avuto con Nicomede. È stato canzonato e umiliato per il resto della sua vita per questo rapporto. E perché è stato preso in giro per sempre? Non tanto perché ha avuto un rapporto omosessuale, perché i rapporti omosessuali per i romani non destavano un particolare problema, ma quello che non era accettato dalla società romana era che il giovane rampollo di una famiglia comunque aristocratica di Roma si fosse sottomesso sessualmente, quindi avrebbe perso la sua virilità nei confronti di un re straniero, che era più adulto, aveva diversi anni più di lui, ma comunque era un re straniero. Quindi la sottomissione di un romano nei confronti di un re straniero è vista malamente. E allora Cesare ha passato tutto il resto della sua vita a subire scherzi, umiliazioni e prese in giro per questo motivo. E alcune di queste ci sono state riportate. Per esempio, sembra, ci dice Svetonio, che fra i cittadini romani Cesare venisse chiamato Regina di Bitinia, per far capire che si era trasformato in una donna, quindi in quel tempo e in quella situazione era qualcosa per lui di negativo. Altri, ancora peggio, lo chiamavano Stalla di Nicomede o Bordello di Bitinia, cioè lo trattavano come un prostituto, come un puttano, si può dire così. Quindi in realtà c'erano queste voci molto pesanti e negative su Cesare presso la popolazione, che vedeva male questo aspetto. Tant'è vero che Svetonio dice: di tutta la carriera di Cesare, solo la relazione con Nicomede fu costantemente motivo di imbarazzo per lui. Anche i nemici politici, in realtà, utilizzarono spesso questo presunto rapporto con Nicomede per attaccarlo. Per esempio, Bibulo, che fu il suo collega di consolato nel 59 a.C., che era un suo nemico giurato e colabbava la bocca, che lo odiava in maniera viscerale, Bibulo durante le sedute in Senato per attaccare diceva: lui, il nostro Cesare, è stato prima la regina di un re, riferendosi al suo rapporto sottomesso con Nicomede, e adesso pretende di avere un regno. E quindi lo umiliava di fronte a tutti i senatori, colpiva la sua virilità e la sua importanza come uomo e come aristocratico romano. Anche Cicerone utilizzò spesso questo trucco per attaccare Cesare. Ci viene raccontato, lo dice Cicerone stesso in alcune lettere che lui manda, no? Lui dice: Cesare alla corte del re di Bitinia ha perso il fiore della sua giovinezza in senso dispregiativo. Addirittura ci viene raccontato un episodio. Cesare stava in Senato, stava parlando di fronte ai senatori e stava difendendo Nisa. Nisa era la figlia del re Nicomede. E lui stava dicendo: noi dobbiamo proteggere, dare delle garanzie a Nisa, perché Nicomede ci ha aiutato, ci ha dato molto supporto, ci ha dato molte cose. Ecco, e mentre diceva questa frase, Cicerone lo interrompe e dice: no, per carità, non dire questa cosa, non approfondire, perché sappiamo bene cosa tu hai dato a lui e cosa lui ha dato a te. E tutti i senatori scoppiano a ridere e Cesare si vergogna in maniera totale. E persino i suoi soldati lo prendevano in giro. Quando ci fu il trionfo per le sue vittorie in Gallia, i soldati che avevano in quella situazione, in quella occasione, la possibilità di deridere bonariamente il loro generale, dicevano: Cesare ha sottomesso le Gallie, ma Nicomede ha sottomesso Cesare. Ora Cesare trionfa e celebra il suo trionfo per aver conquistato le Gallie, ma Nicomede, che ha sottomesso Cesare, non celebra alcun trionfo. E sappiamo molto bene, anche da alcuni studi comparati sulle fonti, che Cesare ha smentito per tutta la vita il rapporto con Nicomede, cioè lo vedeva come motivo di vergogna e non ha mai confermato queste voci, anzi ha sempre colto l'occasione per dire: sono solamente delle dicerie, non è mai avvenuto nulla. Quindi in realtà, arrivando un po' alla conclusione della storia, riguardo al rapporto tra Cesare e Nicomede, è vero che Cesare avrebbe avuto un rapporto omosessuale con Nicomede e le fonti lo riportano, quindi questa diceria esiste nelle fonti antiche, ma è anche vero
che venne mal vista dai cittadini e venne costantemente criticato e umiliato per questo motivo, proprio per la sua sottomissione alla figura di un re più grande di età, ma soprattutto un re straniero. Quindi questa è la reale situazione. Ovviamente le fonti sono scarne, perché sulla giovinezza, adolescenza e giovinezza di Giulio Cesare noi abbiamo poche fonti. Le fonti aumentano, i dettagli aumentano quando comincia a essere un edile, quindi ha magistrature superiori. Quindi questa però è quello che sappiamo, e questo è il racconto completo di quello che, secondo le fonti antiche, è successo ed è stata anche la reazione. Speriamo quindi di avervi dato un'informazione corretta, al contrario dei politici e, ripeto, al contrario di alcuni storici che stanno usando la storia per fare politica, perché ho sentito degli storici che tutta la storia non l'hanno raccontata, si sono ben guardati dal dire tutto. Quindi speriamo di esservi stati veramente utili per capire questa parte strumentalizzata dell'adolescenza di Cesare. Un caro saluto e al prossimo chiarimento.